Sì, il primo tempo è stata una partita che l'Arzignano ha voluto giocare con la giusta mentalità, con il giusto atteggiamento di una squadra che voleva fare comunque 3 punti. E quindi ci ha messo in difficoltà sul piano soprattutto agonistico. Ci ha messo in difficoltà soprattutto sul piano agonistico, mentre invece poi nel secondo tempo ci siamo riorganizzati, siamo venuti fuori molto probabilmente anche come condizione, perché cercato di fare la partita, e però non abbiamo avuto né la forza né la qualità per poter riuscire a fare il risultato. Loro hanno lottato e quindi non parlerei neanche di sfortuna, ecco. Benché i presupposti, i primi minuti, avevamo cercato di far emergere comunque la nostra identità, perché abbiamo cercato di fare la partita. Diciamo che il primo quarto d'ora, i primi 20 minuti sono andati così. Poi secondo me l'Arzignano ha meritato la vittoria, il vantaggio per quello che è espresso, diciamo, nei 20 minuti successivi del primo tempo, ecco. Poi il secondo tempo è stata una partita abbastanza, diciamo, con un'inerzia abbastanza particolare. Loro hanno pensato a difendersi, quindi adesso sono in contropiede. Noi abbiamo avuto un paio di situazioni che solitamente con un po' più di fortuna si riesce a fare gol, però non ci siamo riusciti, dai. Ha vinto, penso, meritatamente.